importante di tutti, semplicemente perché anche banalmente io l'ho sentito fare da tutti, cantanti lirici, jazz, metal, pop, blues, funky, tutti fanno questo esercizio prima di riscaldare la voce. Due cose: questo esercizio, se non riesci a timbrarlo subito all'inizio, può aiutarti con queste due dita, tenendoti un pochino il labbro. Brr, 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 brr. Seconda cosa, è possibile che ti solletichi qua, la parte subito antestante il naso, i baffi. Provaci. Molto bene. Quando lo perdi, non ti preoccupare, anche se perdi il focus, può aiutarti. Brr. Contempla poi l'utilizzo del falsetto, che poi sarà un altro mondo di cui parleremo, però lo contempla su note più acute. Qua devi sempre stare timbrato. Andato un filino fuori tonalità. È proprio questo il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire, alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, perché la vita. Allora, non ti preoccupare. Allora, questa canzone va benissimo. Ci sono solo le parti dove. Il famoso do. Dove devi stare attenta a non alzare. La testa. Ok. So che molti miei allievi anche all'inizio invocano gli acuti al Signore, ma non è Lui che Speranza. te li dà. Devi guardare di fronte a Ok. te e abbassare La testa leggermente. non tanto la testa, la mandibola. La Questo mandibola. è quello che ti posso dire. Indipendentemente da me, ti dico, credici, la voce è molto bella e anche per la scarsa maturazione che tu le hai dato, nel senso che mi hai detto che hai studiato poco, è molto più di quello che in realtà tu pensi, cioè puoi fare veramente tante belle cose con la tua voce, quindi sarebbe un peccato, indipendentemente da me, che tu abbandonassi. No, mi piacerebbe tanto, è vero. Quindi questo è quello che ti posso dire io, insomma, in questo momento. Siamo qua. Questa è una meravigliosa voce timbrata. Ti chiedo solo, questo è un tipo di il tuo è un tipo di approccio molto tendente al jazz e
e al credo difatti che probabilmente il tuo insegnante abbia un tipo di base molto jazz. Di quei tipi di suoni, un dabu, dabi, daba, da. Ecco. per il mio sentore personale, ma non solo, sarebbe più nobile una voce che fosse un pochino meno ma un pochino più cioè okay. un pochino più scura okay. È quello che noi nella lirica chiamiamo lo sbadiglio, perché se uno sbadiglia ha già la voce dove okay. deve cantare quando fa canto lirico, ma questo per tutti. Molto bene questa voce. In prova questo modo? No. Prova a fare un no. A te viene più naturale fare una. È proprio. Sto sempre dicendo una A, ma la sto dicendo una un pochino più, come chiamiamo noi, coperta, cioè un pochino più con la cupola del suono dietro. Questa è una A, che a parte che è un suono un pochino più sgradevole, ma è un suono che è troppo aperto e tende a far alzare la laringe. Sempre qua la A, facciamo un attimo. Ah. Quindi buttato, diversa l'approccio, quindi è... Sì, però... è adesso eri un pochino indecisa. Prova a fare... Prova a prendere, scusami, come se ti stessi rompendo le palle. Un bello sbadiglio. La sto tenendo dentro, non so, mi sembra no, di trattenere. No, il suono secondo allora poi valuterai tu in base al video. Il suono era meglio. Quello che tu dici è vero, nel senso che un suono ha più la maschera facciale. Il rebus è trovare il compromesso tra proiezione di maschera e suono un pochino più morbido, perché sarà sempre un suono che poi, soprattutto su delle note acute, ti creerà dei grossi problemi a livello di laringe alzata. E quindi farai un pochino più fatica. Però anche qui. Adesso stai più o meno cantando come l'hai sempre fatta. Quindi, mentre... Più apertura della bocca, okay. Più respiro. Siamo già a note acute. Ok. Timido, perché ti ripeto, sono un po' intubato. Okay. Ho paura di fare dei suoni di merda. È un po' tremolante perché manca tutta la parte qua e poi pensi agli acuti, perché poi questa tua A è troppo aperta e quindi sulle note acute purtroppo non ci sono cavoli, cioè devi più tendere alla copertura del suono. La copertura del suono è quella scurità. Poi tieni conto che lo sbadiglio, che è caratteristica principio del canto lirico, però lo sbadiglio ha la facilità che ti tiene per forza la laringe bassa, quindi non puoi in alcun modo fare se fai vuol dire che non stai più sbadigliando. Cercando di capire nel mio orecchio, parte male. Perché tu fai un che non è fuori, cioè tu non riesci giustamente a capire che la voce dove la stai mettendo adesso a livello di vibrazioni armonici è perfetta, va benissimo. Ho un sacco di allievi
che non hanno il tuo squillo naturale, che è una dote naturale, ma tu non riesci a spostare un pochino la voce nel modo tale che poi non ti crei dei problemi, perché se tu canti come canti normalmente e ti crea dei problemi, vuol dire che qualcosina la devi cambiare. No, no, certo, no, no. Quindi sul finale io ti consiglio di sbadigliare sempre, però se non ci riesci sul finale devi proprio pensare, però devi pensare al suono in fuori, non al suono in dentro. Indietro, un peccato. Prova a cantare come diavolo vuoi. No, prova a cantare come sei naturale tu. Anche qua vabbè, l'ho seccato. Perché però vedi che anche la voce, come sei abituata a tenerla tu, questa voce che è troppo aperta, cioè è così. Io ho capito quello che tu mi stai dicendo, ma non riesco a... Ah beh, questo è normale. In questo momento, cioè adesso questo è normale. Se no io non ci avrei messo 10 anni per diventare cantante lirico. Se tu ci riuscissi in una lezione, io non dovrei più lavorare. Vabbè. Però la strada, quella che ti suggerisco io, e se poi dai video che ti mando non sei convinta, dimmelo pure. Ok. La strada che ti consiglio io è questa, cioè non spingere i suoni. Spalanca la bocca in senso verticale e soprattutto pensa ai suoni un pochino più raccolti. Se raccolto non ti dice niente, pensali più sbadigliati. Sbadigliati non ti dice niente, pensa alla cupola. Proviamo. Qua. Andiamo. Anche qua, no? Aspetta.